Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere alla domanda principe che tantissimi di voi mi fate: qual è il periodo migliore per andare a Orlando? Ma prima di rispondere a questa domanda molto molto importante per tutti voi, ma anche per me, lo è stato per tanti anni, vi ricordo subito di mettere un bel like, di iscrivervi al canale, attivare la campanella, di seguirmi anche sul mio account Instagram, dove potete seguire un po' tutte le nostre avventure, ma soprattutto, e in questo caso specifico vi servirà, andare anche su parksandfun.com, dove troverete un sacco di risorse, tra cui la mia guida per Walt Disney World, che proprio è con questa guida che mi farò aiutare dalla mia guida stessa per darvi una risposta a questa domanda. Perché all'interno di questa guida una delle cose, parti che ho dedicato molto molto più tempo, è appunto creare un calendario che vi desse la possibilità di capire qual è il periodo migliore per voi. Io è stato fatto questo calendario da una mia esperienza di tanti anni che vado da quelle parti, e anche ho beccato un po' di informazioni in giro per il web, che ce ne sono sempre molto molto tante, ho incrociato tutti questi dati e ho partorito questo calendario che va sempre bene. Ma sull'articolo collegato a questo video vi farò proprio l'elenco anche di tutti gli eventi maggiormente che ci sono per il 2020. Forse questo video devo farlo uscire un po' prima, però vabbè, fa lo stesso, poi quell'articolo lo aggiornerò mano a mano poi per il 2021, 22, fino all'infinito e oltre. Partiamo ovviamente con il mese di gennaio. A gennaio si può dire che c'è bassa affluenza quasi per tutto il mese, tranne che i primissimi giorni dell'anno, ovviamente, perché in America non esiste festeggiare l'Epifania, comunque fare le vacanze fino al 6, il 7 di gennaio, però il 1, il 2, il 3 sicuramente l'affluenza non è male, tant'è che mi ricordo benissimo il casino che c'era quando sono andato col viaggio di gruppo in camper, eravamo là proprio il 2, il 3 e di gente ce n'era, non tantissima, comunque la gente c'è. Quello che consiglio di evitare è di evitare anche il periodo delle maratone Disney, che potete andare a controllare su rundisney.com, dove ci sono tutte l'elenco di tutte le maratone, perché sì, fanno le maratone all'interno dei parchi, quindi bloccano un po' tutti i parchi, c'è veramente tantissima, tanta gente, il casino non è solo nel giorno della maratona, ma anche qualche giorno prima e qualche giorno dopo, ovviamente, quindi io consiglio di andare tutto il mese tranquillamente a gennaio, il clima è perfetto. L'unico inconveniente è che troverete magari un po' di attrazioni in chiuse per manutenzione. L'unico periodo dell'anno dove Walt Disney World fanno delle manutenzioni abbastanza importanti, quindi alcune attrazioni potreste trovarle chiuse. Passiamo a febbraio, dove per la prima metà di solito c'è bassa affluenza, ma bisogna stare attenti sempre alle maratone Disney, che di solito a febbraio fanno le mezze maratone dedicate alle principesse. Sì, sono un po' matti, però attira un sacco di gente, perché è una delle maratone forse più belle, ma anche il President Day, che è il terzo lunedì del mese, quindi gli americani fanno punto. A marzo c'è di solito media affluenza, bisogna stare attenti un po' quando cade il carnevale o comunque le festività di carnevale, che tra fine febbraio e inizio marzo di solito in America festeggiano abbastanza abbondantemente, ma soprattutto inizia il periodo dello spring break. Lo spring break è questa 1-2 settimane che poi tutti i college e le università americane fanno, e ovviamente il punto più caldo per andare a fare le vacanze è la Florida in quel periodo dell'anno. Però cosa succede? Non sono solo 1-2 settimane, visto tutti i college e tutte le università che ci sono in America, il periodo dello spring break, diciamo, dura anche 5 o 6 settimane, quindi vi lascerò un link nell'articolo dove andare a un po' cercare quelli che sono i periodi più caldi. Ovviamente è qualcosa che va monitorato in anno, come anche le altre festività d'altronde. Ad aprile c'è la coda dello spring break, ma soprattutto ad aprile c'è Pasqua. Pasqua viene festeggiata un po' come noi in Italia, di conseguenza sconsiglio vivamente di andare a Pasqua, ma più che altro per un discorso di costi anche dei voli, degli alloggi. È il primo punto di altissima stagione per le famiglie, perché per lo spring break è più dedicato ai ragazzi, Pasqua è l'alta stagione dedicata alle famiglie, quindi non troverete prezzi a buon mercato, ma soprattutto troverete tanta tanta gente. Maggio è il mese
Perfetto, intanto è che il viaggio di gruppo che partirà a breve sarà le prime 2 settimane di maggio, perché il clima è molto buono, tutte le manutenzioni delle attrazioni sono finite, è finito lo spring break, non c'è più il discorso di Pasqua, le scuole devono ancora iniziare le loro vacanze estive che più o meno coincidono più o meno con quelle italiane, quindi maggio è veramente il periodo perfetto, fa caldo ma è un caldo ancora relativamente asciutto, inizia a arrivare un po' l'umidità che poi esploderà nei mesi seguenti, però sicuramente maggio è il mese migliore. L'unica cosa da evitare a maggio è il Memorial Day, che cade sempre il quarto lunedì del mese, quindi quello è un weekend da evitare. Giugno e luglio sono molto molto simili, media barra alta affluenza, le scuole ovviamente da metà giugno in poi chiudono quasi tutte, di conseguenza c'è molta molta affluenza, c'è tanta affluenza anche non americana ma ovviamente anche estera, fa caldo, sì, acquazzoni a non finire ogni tanto, nel senso che in Florida è normale, quando piove aspetti 10 minuti e poi c'è il sole, schiatti dal caldo, però giugno e luglio sono i classici mesi dove tutti noi anche europei ci muoviamo, quindi sicuramente l'affluenza è molto molto alta, il clima come vi ho appena detto caldo, abbastanza umido, però è caro ad andare perché anche i voli, gli hotel, gli appartamenti, tutto in quel periodo dell'anno va alle stelle. Agosto è un po' anomalo perché fino a Ferragosto si equipara a giugno e luglio, però la settimana di Ferragosto più o meno negli Stati Uniti iniziano già le scuole, quindi noi infatti siamo andati dalla metà di dalla seconda metà di agosto l'anno scorso per questo, perché abbiamo trovato una grandissima offerta per quanto riguarda l'alloggio in generale sia Disney che non, perché là è bassissima stagione, l'unico inconveniente è il grandissimo caldo, se andate a vedere i miei video sono veramente paonazzo, sempre in giro col cappello, dovete bere un sacco d'acqua perché le temperature sono veramente molto molto alte, non c'è niente di equiparabile in Italia, scordatevelo, dire ah io ad agosto vado sempre giù in Sicilia, vado in Puglia, no ragazzi, no, non è il metro di paragone, ok? E se capita come è capitato a noi, inizio settembre magari c'è mezza allerta uragano e può capitare anche di non riuscire ad arrivare a casa in tempo, noi siamo arrivati a casa 2 giorni e mezzo dopo, quindi la seconda metà di agosto consigliato, grande caldo, costa poco gli alloggi, forse non costa pochissimo l'aereo, però si compensa un po' con il costo dell'alloggio e tanto caldo, poca gente però. Settembre, anche se più o meno l'ho anticipato un attimo fa, bassissima affluenza tranne il lunedì del Labor Day, che cade sempre il primo lunedì di settembre. Infatti quando noi eravamo là un po' di gente è arrivata per il Labor Day, solo che c'era anche il discorso dell'uragano, quindi non abbiamo visto tantissima gente arrivare, però per gli americani il Labor Day è veramente qualcosa di molto molto sentito, è il nostro primo maggio, quindi se volete andare partite per il Labor Day, ecco, per venire a casa vi conviene. Ottobre è un mese interessante perché le temperature sono fantastiche, c'è bassissima affluenza per tutto il mese tranne per il Columbus Day che cade il 12 ottobre e lì gli americani fanno veramente festa e non conviene andare a Orlando perché per quel weekend lì c'è veramente tanta tanta gente. Novembre già ci avviciniamo a tutto quello del discorso natalizio, quindi a novembre a Walt Disney lo troverete già tutto l'addobbo natalizio, tranquillamente dopo Halloween subito switchano il parco in un attimo, sono dei matti, e media affluenza, ripeto, già tutto addobbato per Natale, attenzione però al quarto giovedì di novembre, che è il giorno del ringraziamento, il famoso Black Friday, poi il giorno dopo, li evitate. Per poi finire questa carrellata di mesi con dicembre, le prime 2 settimane, diciamo mediocri, ok? Anche se è alta stagione per loro ovviamente, però il grande arriva le ultime 2 settimane, sono gli ultimi 10 giorni di dicembre col Natale. Andare a Walt Disney World tra Natale e Capodanno è veramente da scellerati, perché il giorno di Natale, Santo Stefano, spesso Magic Kingdom viene chiuso a metà pomeriggio per raggiunta capienza massima. Io non so quanta gente ci potrebbe stare dentro Magic Kingdom, ma se trovo delle foto, adesso ve le starò mettendo in sovraimpressione, non ti muovi. Cioè sei fermo, come essere alle 8 all'orario di punta nella metro, sei schiacciato così praticamente tutto il giorno. E non penso che sia proprio un'esperienza stupenda da fare. Io la eviterei a priori.
Quindi, come avete visto, purtroppo non ci sono dei periodi di bassissima affluenza a Orlando, soprattutto a Walt Disney World. Ho voluto analizzare Walt Disney World perché comanda un po' tutto quello che c'è intorno a Orlando. Se non sapete quanti parchi ci sono nella Florida e volete scoprirne di più, vi lascio qua un video qua in alto con tutta la panoramica di tutti i parchi della Florida. Ripeto, non ci sono tantissimi periodi di bassa affluenza. Gennaio, un pezzo di agosto però fa caldo. Io direi che maggio, il mese che abbiamo scelto per fare questo viaggio di gruppo che partirà a breve, sia il mese perfetto. Se volete saperne di più, andate a scaricare la guida su parksfan.com, dove all'interno della guida troverete anche le differenze, come funzionano i Fastpass, le differenze tra alloggiare dentro e fuori dagli hotel Disney e tante altre piccole cose che potrebbero venirvi comodo nella prossima programmazione del vostro prossimo viaggio. Io non riesco più a parlare, non so perché, ho mangiato una banana, mi è rimasta qua. Fatemi sapere voi con un commento qua sotto se vi aspettavate tutto questo casino di mesi, festività e tante altre cose. Qual è il mese che a voi piacerebbe andare, così magari siete in tanti, organizziamo un viaggio di gruppo anche magari ad agosto, anche se farà molto molto caldo. Quindi io vi invito ovviamente a commentare con quello che vi ho appena chiesto, mettere un like, iscrivervi al canale, attivare la campanella e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, buona lettura a tutti di mesi, giorni, settimane. Ciao.